temi che abbiamo affrontato e quelli di questo momento. Questa sessione è, diciamo, detto un po' più sulle politiche e sulla la normativa rispetto ai tecnici che abbiamo ascoltato la mattinata. E diciamo, anche se il primo speaker riprenderà che è stato favorito dal signor ufficio del primo consiglio solidi, riprenderà alcuni dei temi appena trattati da Salvatore Appaio, che riguardano la protezione dei rischi complementari. Non sicuro che approfondirà, che sembrerà andare a, diciamo, la voce istituzionale di questa agenzia europea. Diamo consulenza e supporto tecnico alla Commissione europea per lo sviluppo delle normative
all'EFSA e che noi rispondiamo. Ovviamente non sono loro i primi, le prime persone con cui siamo a contatto, ma soprattutto con i risk manager, quindi la Commissione Europea, gli Stati membri e il Parlamento. Cos'è stato il cambiamento fondamentale? Quale dovrebbe essere l'elemento che garantisce un'indipendenza scientifica? E secondo me, e poi alla base della struttura dell'EFSA, è la separazione netta e chiara tra la valutazione scientifica, risk assessment, che facciamo noi, EFSA, agenzia, e la gestione politica del rischio che viene invece fatta dalla Commissione Europea. La separazione di questi due aspetti, valutazione del rischio e gestione del rischio, secondo me dovrebbe essere un principio base comunque e sempre, perché è l'unico modo per garantire un'indipendenza tecnica della valutazione scientifica del rischio. L'EFSA non è parte della Commissione Europea, ha un consiglio di amministrazione indipendente, collabora con le autorità nazionali e fornisce un maggior sostegno e coordinamento tra gruppi di esperti scientifici. Ci occupiamo di tante cose, qui vi ho fatto l'elenco di questa diapositiva dei diversi argomenti di cui ci occupiamo, ma oggi ci concentreremo in maniera particolare sugli OGM, vista l'argomento della giornata. Allora, che cosa facciamo noi con questi OGM? Un po' ne abbiamo già accennato oggi. Per rimettere un prodotto sul mercato europeo occorre un'autorizzazione e c'è una legislazione comunitaria molto chiara. Non so quanti di voi siano già a conoscenza di queste cose, c'è il regolamento 1829 del 2003 che regola alimenti e mangimi, la direttiva 2001-18 che è soprattutto per il rilascio degli OGM nell'ambiente e poi recentemente nel 2013 c'è stato un nuovo regolamento che è il 503 che è un po' diventato e fondamentale, è il pilastro e viene chiamata la Implementing Regulation perché spiega tutti i requisiti tecnici di quello che deve andare dentro al dossier del cui parlavano alcuni colleghi questa mattina, quindi un po' la lista della spesa di tutte le informazioni che vanno inserite. Parte integrante di questa autorizzazione è la valutazione tecnica del rischio che è poi il mandato dell'EFSA, che scrive un'opinione scientifica e poi la passa alla Commissione che decide insieme agli Stati membri se autorizzare o meno un prodotto. Quando parliamo di OGM, parliamo sempre di OGM, ma non diciamo mai che cosa sono. E l'unica definizione ufficiale legale è quella che leggiamo nella direttiva della 2001-18. E mi piace leggerla insieme, perché se la leggiamo con attenzione vediamo che un OGM può essere tante cose. Non è soltanto il prodotto di una biotecnologia. Un organismo geneticamente modificato è un organismo in cui il patrimonio genetico è stato alterato con metodi diversi da quelli naturali dell'incrocio o ricombinazione. Quindi in questa definizione c'entrano tante cose. E quindi c'è un fondamentale errore, secondo me, quando si parla di OGM, di legare il concetto di OGM esclusivamente al concetto di biotecnologie. La procedura a livello europeo formalmente è anche abbastanza semplice. Gli applicant, cioè l'industria, la maggior parte delle volte, oppure degli istituti di ricerca, sviluppano il prodotto e stamattina uno dei colleghi ha illustrato tutte le diverse fasi di quello che è necessario per arrivare a sviluppare il prodotto, compila il dossier di cui abbiamo già sentito parlare, che viene mandato all'EFSA, che valuta il rischio, poi passa questa valutazione alla Commissione Europea che insieme agli Stati membri autorizza, quindi sì o no, e se sì, se necessario, pone anche delle condizioni specifiche per limitare molto il prodotto sul mercato. Come si valuta il rischio? In fondo l'EFSA si basa su un principio fondamentale che però non è stato inventato dall'EFSA, ma è un principio accettato a livello internazionale e che ha la base nel Codex, nell'OECD, nei vari documenti che sono accettati a livello internazionale. È un'analisi comparativa
abbiamo sentito stamattina parlare di equivalenza sostanziale, che praticamente l'analisi comparativa è quella che permette di confrontare un OGM con un suo controllo non OGM e verificare se ci sono delle differenze. La base, l'assunto non detto dietro a questo concetto qual è? Che il prodotto non OGM è sicuro perché lo utilizziamo da tanto tempo e siamo tutti bene. E quindi se il nostro OGM è uguale a qualcosa che non fa male, non fa male neanche lui. Quindi il concetto è molto semplice. Cerchiamo delle differenze. Queste differenze però sono di due categorie. Uno sono quelle volute, e che è poi l'obiettivo della modificazione genetica. Noi andiamo a modificare un organismo affinché faccia qualcosa che naturalmente non farebbe. E quindi quella è la differenza che io faccio e che io voglio. Poi andiamo a cercare anche le differenze non volute. Stamattina ho sentito parlare di effetti negativi. Una differenza non voluta non è necessariamente un effetto negativo, è un effetto collaterale che può o meno costituire un rischio per la sicurezza, ma non è detto che tutte le differenze siano necessariamente degli effetti negativi. Però le dobbiamo andare a cercare per assicurarci che non ci siano dei problemi. E una delle cose che secondo me è importante ricordarsi sempre è che non esiste una valutazione del rischio assoluta. Esiste sempre un grado di certezza, ma questo non è vero solo per l'OGM, è vero sempre. E quindi quando discutiamo a Bruxelles tolleranza zero sì, tolleranza zero no, 0,5, 0,9, 0, sempre 0, un qualcosa, anche se non ci piace, quel 0, un qualcosa esisterà sempre e quel qualcosa diventerà un pochino più piccolo e si avvicinerà sempre di più a zero, tanto più le nostre conoscenze crescono. Ma parlare di tolleranza zero è scientificamente sbagliato, non ha senso e non esiste. La sostanziale equivalenza di cui parlavamo stamattina non è facile, il concetto è semplice, andiamo a cercare se ci sono delle differenze. Però uno dei problemi è che, facciamo un'ipotesi, io confronto il mio OGM con il mio controllo, osservo una differenza. Però se io mi giro e guardo in natura, fra piante assolutamente naturali, le differenze sono tante, perché c'è una variabilità intrinseca e naturale che esiste e che per fortuna esiste, se fosse tutto uguale sarebbe un problema. E quindi il problema che ci si è posto all'ESTA è come faccio io a distinguere fra una differenza che è dovuta all'effetto della voluta non voluta legata alla modificazione genetica oppure da una differenza che è invece legata a una variabilità naturale che semplicemente è presente anche fra le piante OGM. E fino a un po' di tempo fa facevamo un test della differenza che per chi ha un pochino di conoscenza di statistica era fondamentalmente un'analisi della varianza, uguale diverso. Però non bastava, perché noi non sapevamo come quantificare la variabilità naturale, volevamo dare una quantifica il più possibile oggettiva. E per questo abbiamo inserito un nuovo test statistico, che è il test dell'equivalenza, che verifica se la mia pianta geneticamente modificata è equivalente o meno a delle varietà di riferimento non GM che assumo mi diano una buona stima della variabilità naturale. Quindi in campo abbiamo, se vogliamo, due categorie di controlli. Il controllo per il GM per verificare la presenza delle differenze è una serie di varietà che mi danno un range che io dico dentro a quel range sono abbastanza tranquillo. Il campione di controllo, questo farò abbastanza veloce perché l'abbiamo già accennato stamattina, è la varietà esogenica non GM, oppure per la propagazione vegetativa, oppure la varietà non GM con il genotipo più simile per la propagazione riproduttiva. Le varietà di riferimento, ho già spiegato a che cosa servono, vengono inserite per avere una stima quantitativa della variabilità naturale. E cosa andiamo a misurare? Andiamo a misurare tante cose, l'analisi di composizione che praticamente misura macro e micronutrienti, anti-nutrienti, tossine, ed è praticamente la lista delle componenti sviluppate dall'OECD, che viene anche adottato dall'EFSA, e poi una serie di caratteri agronomici e fenotipici.
pubblici che includono caratteri generativi, riproduttivi e economici. Nelle linee guida dell'ESSE ci sono dei requisiti precisi che l'industria o chi vuole rimettere un prodotto sul mercato deve seguire, e ci sono dei requisiti su dove queste prove di campo devono essere fatte, perché in quei posti devono giustificare la scelta delle località su cui, dove saranno le prove di campo, e poi com'è il disegno sperimentale di queste prove di campo. E nelle linee guida ci sono dei requisiti minimi, che sono almeno 8 località in zone che siano rappresentative di dove la pianta viene normalmente coltivata, 4 repliche, quindi 4 blocchi per ciascuna località, e almeno 6 varietà non GM di riferimento per ottenere quella stima della variabilità naturale di cui parlavo prima. Dopo che abbiamo misurato tutti questi caratteri dell'analisi comparativa, e quindi abbiamo misurato tutto nell'OGM, nel suo controllo esogenico e nelle varietà di riferimento, abbiamo una valutazione quantitativa e anche qualitativa, insomma abbiamo un pacco dati abbastanza grosso che ci permette di vedere se ci sono differenze, quelle volute, valutare se sono comuni qualche rischio o meno, e quelle non volute, che poi se qualcuno è interessato, anche fra quelle non volute poi ci sono diverse categorie di differenze non volute, perché conoscendo per esempio le vie metaboliche, uno può immaginare se una certa modifica può condizionare altri aspetti della pianta o meno. Quindi man mano che noi conosciamo e impariamo a capire meglio la modificazione genetica, la quantità di effetti non voluti e inaspettati si riduce, perché entriamo a fondo nel metabolismo della pianta stessa. La valutazione tossicologica. Allora, la valutazione tossicologica si va sempre sulle nuove proteine espresse della pianta che sono dovute alla modificazione genetica. Si studia la struttura e si studia la funzione delle proteine. Si fa il confronto della loro sequenza aminoacidica con quella di tossine note per vedere se c'è un rischio di similitudine con le tossine. Si valuta se esiste o meno una history of safe use, che è una sicurezza del consumo di tale proteine storicamente fatta, tradizionalmente fatta dall'uomo e dagli animali, e se questa non ci fosse, se fosse necessario, si chiedono degli studi di tossicologia specifici che come punto di partenza si parte da uno studio da 28 giorni su roditori in linea con i principi OSD. A volte si chiedono anche delle valutazioni su componenti specifiche e in base ai risultati di che cosa? Della valutazione delle nuove proteine e dell'analisi comparativa, quindi se si osservano delle differenze che danno adito a qualche sospetto o hanno bisogno di maggiori approfondimenti, si può sempre chiedere di fare degli studi aggiuntivi specifici su alcuni componenti. E poi si fa una valutazione, stamattina non ricordo chi mi ha spiegato la differenza fondamentale fra l'analisi di una proteina, un componente specifico, l'analisi di un cibo, di un alimento, di un mangime, che quindi è una matrice complessa di difficile gestione da un punto di vista analitico, e la valutazione del prodotto finito, quindi dell'intera pianta, dell'alimento, del mangime, quando si fa? Se ci sono delle differenze di composizione, quindi se i nostri risultati delle prove di campo ci indicano degli effetti significativi, se sono stati identificati degli effetti non voluti, quindi dei side effects della modificazione genetica, e dal 2013 bisogna sempre, per legge voluta dagli Stati membri, nel caso di un OGM che sia un singolo evento e quindi abbia una sola modificazione genetica, stamattina si parlava di stacchi singoli, quindi singolo da una sola, di stacchi ne aggiungo due fino a X, è obbligatorio in Europa fare una 90 giorni. E questo è un nuovo requisito dal 2013, che è stato molto discusso, ha creato grosse polemiche tra i tecnici.
tecnici e la polemica di fatto non è ancora neanche finita, insomma siamo solo agli inizi. Quindi noi adesso abbiamo ricevuto adesso il primo dossier che segue questa nuova richiesta del, che è venuta fuori nel 2013. Valutazione allergologica, anche questa si concentra sul potenziale allergologico delle nuove proteine espresse dovute alla modificazione genetica. Anche in questo caso, come per le tossine, si fa il confronto della sequenza linocitica con quella degli allergeni noti per vedere se ci siano delle similitudini e poterle valutare. E viene chiesto di routine il test di resistenza alla dioxina, proprio perché la resistenza agli enzimi proteolitici è abbastanza tipica delle proteine allergeniche. E poi si chiedono anche altri tipi di analisi, se esistono analogie con allergeni o se il transgene deriva da un prodotto che è già noto essere allergenico di suo. Quindi si cerca, è quello che in Inghilterra dicono il weight of evidence approach, non c'è un test specifico che riesca a dare una risposta a 360 gradi sul profilo allergologico di un prodotto, e quindi si chiedono diversi test a seconda di quello che è la modificazione genetica e l'osservazione nelle prove di campo. Si valutano anche, come nel caso della tossicologia, gli interi alimenti, gli interi mangimi, se esistono rischi di allergie alimentari e respiratori, soprattutto per esempio nel caso di polline o persone che lavorano e che sono esposte. E quando esistono casi ricorrenti, che è noto, di allergie in soggetti risposte all'allergene. L'obiettivo qual è ovvio, è stabilire se la nuova proteina è allergenica, ma soprattutto rientriamo ancora in una logica di confronto comparativo con il mio controllo con GM e valutare se la mia pianta GM è più allergenica del suo controllo. E viene poi fatta una valutazione nutrizionale. Qual è l'obiettivo? Valutare se il prodotto GM ha caratteristiche nutrizionali diverse dal suo controllo. Quindi vedete che in ogni passaggio di risk assessment il principio dell'analisi comparativa viene mantenuto in tutte le diverse fasi. Si considerano le nuove proteine, se sono presenti per esempio dei nuovi componenti nella pianta GM, per esempio la presenza di aminoacidi acetilati, oppure si valuta se ci sono dei casi in cui una componente naturale abbia una concentrazione alterata, per esempio gli acidi grassi. Ci sono state delle soie che abbiamo visto questa mattina in una delle presentazioni, a cui volutamente è stato modificato il profilo degli acidi grassi. E la valutazione nutrizionale pone dei challenge, perché non è così semplice, e una corretta stima dei livelli di assunzione è fondamentale per riuscire a fare una valutazione corretta. Io che cosa ho? Io quando analizzo un cibo, un prodotto, ho una concentrazione della sostanza X, qualunque cosa per cui posso fare una differenza, nel mio prodotto GM. Ho un valore, un dato là. Poi cerco di capire, cosa non facile, qual è il consumo dell'alimento o del mangime che deriva da quel prodotto. E però non c'è una relazione diretta tra le due cose, perché la concentrazione nel mio chicco non corrisponde a quanto ce n'è nella mia, per esempio nel caso della diapositiva, nella fetta di pane. Quindi io devo fare un passaggio per riuscire ad avere una misura di quale sarà l'esposizione finale dei soggetti a quella particolare sostanza. E usiamo quelle che sono le tabelle di composizione alimentare. E le tabelle di composizione alimentare esistono in tutti i paesi europei. L'Italia ne ha due, che io sappia, magari forse ne ho persa una, non lo so, sono a corrente di due. Una è la banca dati di composizione degli alimenti e l'altra è stata fatta dall'IO, che è il Food Consumption Database. E da lì uno può, è divertente, se non l'avete mai fatto ve lo consiglio, potete avere l'analisi di composizione per tutti i tipi di cibi di tutte le categorie, e da quel valore noi riusciamo
concentrazione della sostanza del mio interesse nel cibo, da cui poi posso stimare correttamente l'esposizione del consumatore a quella particolare sostanza. E è un lavoro enorme, infatti uno dei progetti di ricerca che spero, e qui lancio un appello a voi che potete fare ricerca in Italia, secondo me sarebbe molto bello se ci fosse un paese membro che iniziasse a raccogliere le tabelle di consumi alimentari da tutti i paesi e ne facesse uno meta, perché le abitudini alimentari cambiano drasticamente nei vari paesi. Immaginate il consumo di mais in Italia, dove si mangia tanta polenta, e il consumo di mais in Norvegia è prossimo a zero. Quindi è molto bello, è interessante, perché la stima dell'esposizione veramente cambia drasticamente a seconda delle tabelle che vengono utilizzate. In est stiamo cercando già noi di mettere insieme una tabella generale, ma non è semplice, perché la collezione delle informazioni a livello nazionale di diversi stati membri è fatta su base volontaria e quindi purtroppo non è rappresentativa dell'intera popolazione, quindi siamo un po' sempre sofficanti sulla veridicità di queste informazioni. Questa diapositiva è una diapositiva in cui riassumo un pochino gli elementi tecnici di cui ho veramente sfiorato velocemente durante la presentazione, e in arancione vi ho indicato il documento tecnico che è disponibile sul sito dell'EFSA e quindi scaricabile per ciascuno di voi se siete interessati ai dettagli tecnici dei diversi aspetti. Quindi il primo requisito per la valutazione del rischio di piante GM con più eventi, stack events di cui vi ho parlato ma un po' poco oggi, non tanto, e i criteri per il controllo, per selezionare un controllo idoneo. Abbiamo una guidance che si chiama Comparator Guidance del 2011 che è disponibile, e il disegno sperimentale delle prove di campo e l'analisi statistica del test di differenza e di equivalenza di cui parlavo, che si vengono trattati a fondo in un'opinione di statistica che è stata pubblicata nel 2010, la valutazione tossicologica e gli studi su animali, di cui abbiamo, che è un argomento molto scottante a livello europeo, abbiamo due documenti del 2008 e del 2011, e poi la valutazione agroecologica, in cui abbiamo un'opinione su come viene condotta del 2010, e adesso abbiamo un nuovo working group che sta iniziando un'attività nuova in questo senso. La mia prima diapositiva iniziava con una bella immagine della Terra e l'intenzione di armonizzare fra tutti. E una cosa che mi sento di dire da tecnico, l'EFSA non è né a favore né contro gli OGM, e sarebbe molto bello se liberassimo il terreno da polemiche non tecniche quando si parla di argomenti tecnici. E l'Europa ha un sistema di valutazione del rischio OGM che è forse il più rigoroso al mondo. Abbiamo recentemente pubblicato uno studio in cui abbiamo paragonato i metodi di valutazione del rischio degli OGM intorno al mondo e abbiamo fornito alcuni esempi. L'Europa è molto rigorosa. Quindi gli OGM che sono stati autorizzati in Europa sono sicuri, nel limite della conoscenza, perché c'è sempre quel minimo rischio che si muove e cambia con le conoscenze scientifiche, e l'autorizzazione che viene data in Europa dura 10 anni, dopodiché è necessario fare un rinnovo dell'autorizzazione in cui poi vengono guardati una serie di dati che viene raccolta nel tempo dopo che l'autorizzazione è stata fornita. È un contesto internazionale, noi non lavoriamo da soli in Europa, lavoriamo con l'OECD, lavoriamo